discende il territorio di Castelvetro e anche favore di quello che diceva il signor Professore dell'edilizia sociale. Grazie Brenti, altri interventi? Renati? Quando parla della possibilità della legislazione di vedere cosa non qui proprio. No, no, nel senso che essendo, cioè, si è detto che la commissione di vendita era incendio, no? Nel senso grande, quindi siccome si le commissioni sono aperte al pubblico, le persone potranno comunque venire a vedere e anche ad ascoltare. Però abbiamo ritardo. No, la novità è che la commissione era incendio per qualcosa così importante. Sì, senza se prego, finale. Questa è cosa che voi ovviamente state ben attenti a fare in modo che non avvenga. Secondo me, quando non serve, a centinaia di persone ovunque, quando si tratta di farlo bene alla vostra parte. Quando si tratta di fare bene all'informazione, alla collettività, no? E anche alla politica, di quello di come si trova le cose quando fa bene, non c'è mai nessuno, c'è sempre qualcuno quando si parla delle voglie dei lavoratori che sono fatti per la motivi. Diversamente non c'è mai nessuno, salvo perché qualcuno che praticamente sta aperto da questa malattia e che abbiamo noi, perché altrimenti non si spiega niente. E da un po' di tempo questa parte c'è cioè, venendo la videocamera che riprendono dopo una lunga battaglia anche da sottoscritto per fare in modo che il Consiglio Comunale potesse entrare nei casi dei cittadini, perché altre cose che sono state fatte dall'amministrazione e anche da questo Consiglio per fare denunciamo il caso che viene con la videocamera. A proposito di quella democrazia che dicevi tu, no? Quella tolleranza che dicevi tu. E torniamo al tema. Sono passati 2 anni dall'intervento. Passa. E il consigliere Brunetti parla di un cambio di passo, un cambio di filosofia, di un percorso partecipato da chi? Tutto questa partecipazione non la vede. Io vedo il giorno, geometri, di altro genere, ne risolvono i loro problemi, partiamo dalle 3.1
elencando una serie di cose non trascurabili. Non li ho creati io, li ha creati lei e le amministrazioni precedenti, cui lei faceva parte, perché o lei era su un'altra pianeta a questo punto. No, non ci sono più un altro pianeta, siccome mi è stato detto. Guarda alcune cose che ho visto sulla stampa di recente, no? Che parlavo della salute dell'ospice, essendo venute così a capire alcune cose di questa situazione, non è fatto vedere, neanche si è accorto qua. Perché io avevo già sentito parlare dell'ospice nella scorsa legislatura, col sindaco Maletti, qua il sindaco Maletti ancora oggi ha lasciato una traccia di lavoro. Viceversa, a Carbonetti, la traccia di lei di Montanaro, temo che fa la fatica a saltare fuori. Perché durante gli anni e mezzo di legislatura io non vedo nulla, nulla. Se no, questo cambio di passo, questo percorso partecipato, che sarà mia cura capire com'è questa partecipazione, in base a quali criteri viene fatta questa partecipazione. Per quello che riguarda ancora le aziende a cui sono risolti i problemi, sono stati creati. Perché è vero che si cerca di risolvere il problema, per fortuna, dopo anni di fuga della terra dal nostro territorio, ma le aziende stanno vivendo problemi, ancora una volta sul piano tecnico, che non sono stati creati da prima mano, perché più o meno contrario, è un problema di loro. Quindi se c'è stata una disattenzione al mondo dell'attività produttiva, non stanno certo fatto di nuovo. Ha incominciato dal comparto di San Eusebio e quando il filiato vedeva la partecipazione fuori con i nostri imprenditori che desideravano che stavessi lì, a distanza di anni, parecchi purtroppo, complice anche la crisi economica, complice anche il diritto degli imprenditori di programmare il proprio futuro, che ho già cercato qua di dare l'amministrazione, tutti se ne sono andati, oggi il comparto San Eusebio, che volerà anche trovare, non c'è la progetto da fare bene, ma che volerà sicuramente con problemi. Avesse un premio rispetto a quello che non avrebbe fatto nel momento in cui fosse stato attivato come il premio morale nel momento di questo. E negli anni con l'opposizione abbiamo pure, come dicevo prima, un istante che non lo dimentichiamo, abbiamo anche delle responsabilità, soprattutto nei confronti degli imprenditori che impegnano. Comunque hanno detto di non essere un territorio, soprattutto ora, abbiamo dimostrato sempre un grande senso di responsabilità. Come c'è Montanelli ha avvicinato all'occhio dentro gli occhi e anche la vecchia, perché anche questo dovrebbe fare proprio spesso. Comunque abbiamo fatto. Abbiamo votato ovviamente per avere una. Allora io non so quale risultato del mondo con il tempo di seguire, quindi io non ho detto che c'è tutto il mondo della conta. Interventi?